Buonasera ascoltatore, siamo al Pipino Rosso a Palermo. Guardate che posto meraviglioso, qui si vede la cultura, ecco. C'è proprio il titolare che ci spiega un po' qualcosa delle origini del posto, la sua cultura, insomma. Pipino Rosso è, diciamo, situato all'interno di un palazzo del 400, Palazzo Vaticani. Palazzo Vaticani che è costruito sulle mura puniche, sulla vecchia quindi cinta muraria della città fenicia, ed è in salita Sant'Antonio ed è praticamente una delle primissime strade della Palermo antica. E, diciamo, noi siamo qui da 9 anni, cerchiamo di coniugare, diciamo, di portare avanti sia, diciamo, le caratteristiche della cucina siciliana che, diciamo, portare un pizzico di innovazione anche introducendo delle nuove, diciamo, delle spezie che non sono tipiche della cucina siciliana, ma che fanno parte adesso delle nuove popolazioni che, diciamo, abitano la nostra città. Palermo è sempre stata, la cucina siciliana, la cucina palermitana è un crogiolo di varie culture, diciamo, che si rinnova anche in questo senso. Ecco, le vostre specialità quali sono? Diciamo, per ora è molto apprezzato il nostro couscous in zuppa Sicultai, che è, diciamo, una ricetta esclusiva con la quale abbiamo partecipato alle selezioni per il Couscous Fest a San Vito Lo Capo di 2 anni fa. Diciamo, siamo stati a 2 centesimi dal partecipare alla finale. Diciamo, devo dire che è molto apprezzato dalla nostra clientela. Abbiamo poi delle ricette esclusive con gli spaghettoni oro verde, che sono spaghettoni con pistacchio, vongole e gamberoni. Anche apprezzatissimo in questo periodo il nostro stinco di maiale che proponiamo ogni anno dal mese di ottobre in poi. Ormai, diciamo, i palermitani, diciamo, ce lo cercano perché, dico, anche se non è tipico della cucina siciliana, diciamo, è diventato un nostro cavallo di battaglia. Quindi coniughiamo sia la cucina, ripeto, di pesce che di carne, con un'ottima, quando abbiamo la possibilità, diciamo, portare avanti anche delle razze autoctone come la Cinisara. Insomma, cerchiamo di coniugare appunto portare avanti quelle che sono le eccellenze siciliane con la buona cucina tipica di questi posti. Va bene, la ringraziamo. È tutto, Giuseppe Crisiero, quotidiano d'Italia.